Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Officina del Pilota. Io sono Luca e sono scappato dalla quarantena. Prima di farvi vedere la Ferrari in tutto il suo splendore, vi voglio dare alcune caratteristiche e nozioni tecniche che ho imparato ovviamente a memoria. La Ferrari 348 è stata prodotta dal 1989 al 1994. This is one of the first Ferrari 348 to arrive in this country. Modello precedente la 348 era la 328 e quello che seguirà la nostra vettura è la F355. Yeah! Questa dietro le mie spalle è una 348 TB. Esiste la TB, la TS, la GTB, la GTS, il GTR, no, quella è la Nissan GTR. Caratteristiche tecniche: si chiama 348 perché è un 3004 di cilindrata V8, 300 cavalli da 0 a 100 6.1, che per una Ferrari è una, però per una macchina dell'89 niente. Cambia H, ultimo cambio meccanico. Ultima caratteristica da evidenziare, ma non per importanza, è che questa ha il motore centrale ed è l'ultimo modello con il cambio meccanico, sarà poi sostituito dall'elettro attuato. Elettroattuato che troviamo poi sul modello seguente F355F1, che facilita la guida. L'ho già detto che 6.1 è una merda? Sì. Lo ridico. Queste erano le caratteristiche tecniche, adesso veniamo alle cose che mi piacciono di più guardando per la prima volta dal vivo una macchina come questa. Perché faccio così con le mani? Prima impressione, che cosa mi ha colpito? E intanto mi ha colpito l'altezza. Quanto è alta sta macchina? È 1,18 m. 1,18 m. Si è misurato così anche altre cose, eh? Siamo intorno a 1,12 m. 1,12 m. Forse 1,15 m. Vabbè, ho capito, è bassa, è bassa. Ma che metri c'hai? Una cosa che mi fa sbarellare sono le pop-up lights. Un altro segno distintivo delle caratteristiche anni 90 è la fiancata, con queste branchie, chiamiamole branchie, queste prese d'aria sullo sportello, che ricordano proprio il design delle Lamborghini e delle Ferrari appunto del periodo anni 90. La presa d'aria anteriore è finta, vi chiederete perché? Perché il motore sta di dietro. Quindi i designer della Ferrari hanno ben pensato di fare una presa d'aria finta, giusto per non rovinare l'estetica del paraurti anteriore. Questo concetto di griglie che troviamo sulla fiancata viene riportato poi anche sulla parte posteriore della macchina, in quanto sia sul baule sono presenti queste griglie che permettono di intravedere il generoso V8, ma anche le ritroviamo come cover dei fanali posteriori, quindi era proprio un design tipico di quegli anni. Ovviamente la presenza di queste griglie non è soltanto una questione estetica, servono sicuramente per raffreddare, per fare uscire il calore del vano motore, ma soprattutto anche per alleggerire il corpo vettura. Ricordo infatti che questa auto pesa soltanto 1390 kg. Oh no. Altre caratteristiche che riguardano l'alleggerimento di questo Ferrari sono i paraurti anteriori e posteriori, che sono in vetroresina. Seppure in vetroresina sono di ottima fattura, infatti sono molto spessi e molto resistenti. Apro una parentesi, Matteo ha fatto un lavoretto defino. Oltre ad aver ripristinato i paraurti anteriori e posteriori in vetroresina, il buon Matteo ha rimesso a posto anche la griglia del paraurti anteriore, perché io non ci avrei cotto neanche le salsicce il 1° maggio. Il cavallino adesso, da che forse trottava, ora galoppa, anzi è imbizzarrito. E passiamo agli interni. Trovo fantastici gli specchietti, che sono proprio da Formula 1, e allo stesso tempo trovo orribili i cerchi in lega. Ma come no? Ma scusate ragazzi, qui voglio aggiungere, i cerchi in lega sono stupendi, sono originali Ferrari, non vanno cambiati, ma perché non ti piacciono? Sembrano quelli della Cherokee. Finalmente passiamo agli interni. La plancia come è disposta mi piace, perché è molto semplice, hai tutto a portata di mano. Un volante senza airbag, tre razze tipo Nardi, quindi questo mi piace molto. Quattro pulsantini messi lì così, i tuoi occhi cadono, vengono catturati immediatamente dalla strumentazione, che è proprio anni 90, molto semplice, con questo sfondo arancione, e subito noti il cambio ad H, tutto in acciaio senza la cuffia che copre la leva del cambio, fa veramente maschio. Ok, un'altra figata è sicuramente la posizione del freno a mano, che non è a destra ma è a sinistra.
La curiosità è che quando tu lo tiri per fermare la macchina, riscende immediatamente per permetterti di uscire dalla vettura, altrimenti troveresti la leva del freno a mano e dovresti scavalcarla. E la cosa curiosa... Please keep the distance. Ci avete chiesto di provare questa vettura per darvi le nostre impressioni di guida. Però ragazzi, se fate così io mi distraggo, cioè c'è tutta la gente dietro così. Ti vuoi vedere come si guida questa macchina in strada? Bene, noi non possiamo farlo perché siamo in quarantena. E allora ti lasciamo il link qui sotto del video di Davide Cironi che la prova per noi. Sto fa male la schiena su sto coso. Anche se appena finisce sta storia della quarantena, due sgommate con Matteo me le vado a fare. Comunque, per concludere, Montezemolo diceva che questa era una Ferrari de merda, ma bombi più con questa che con la classe A, eh. Possiamo dire quello che vi pare su questa macchina, che Monti non gli piaceva, Montezemolo non piaceva, che qualcuno la definisce una delle peggiori Ferrari mai fatte. E dice 91, 348, best in class, accelerazioni. Io gli ho fatto parlare tutte. Dico ragazzi, a me siete sfortunati. Purtroppo io sono cliente di questa macchina di merda che fa rumore, non si muove. Chiamai Niki Lauda, gli dici vieni a provare questa macchina e lui diede esattamente la stessa. Però per noi non è così. È pur sempre una Ferrari e poi ragazzi è rossa 300 corsa. E Matteo l'ha fatta brillare. Rule number one, never take your eye off your opponent. Prima di concludere la storia di questo magnifico video, vorrei che tu commentassi qui sotto da 1 a 10 quanto è simpatico Spadano. Io voto 10. Dunque ragazzi, come potete vedere qui dietro non c'è più il Ferrari è su un bel prato e sto girando queste immagini. Proprio in queste ore sto editando il video che uscirà tra qualche giorno e il video che vi mostrerà come è venuta la Ferrari 348 TB dopo il trattamento di officina del pilota. Se vai a navigare su AutoScout troverai che il prezzo della 348 TB parte dai 50.000 euro più o meno. Comprarla oggi può essere un investimento o no? Commenta qui sotto. È davvero la Ferrari più debole degli anni 90? Fammi sapere cosa ne pensi. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Viva gli spaghetti, viva il mandolino, viva l'Italia, viva la Ferrari e che tutti i tedeschi, i francesi, gli olandesi che stanno là che ci gridino, noi siamo il paese delle pulcinella, sì, siamo il paese delle pulcinella. Intanto noi abbiamo il mare più bello, le montagne più belle, le donne più belle, la roba da mangiare più buona. Ci abbiamo la Ferrari F40. Siamo i migliori. Ciao ragazzi, a presto.